Successo capitale di cui non si poteva fare a meno in chiave classifica e dopo la figuraccia di Biella. La fine BPA lo coglie battendo al Palatriccoli per 88-76 Fiorentino, avversario in buono stato di forma e da caccia dei playoff. Dopo una partita in cui l'Aurora tiene costantemente la testa avanti ed il successo non appare mai in discussione. Il tutto nella giornata del ritorno a disposizione di Goldware dopo la lunga assenza per un infortunio muscolare. A restare fuori e fargli spazio, alla luce dei posti a disposizione per gli Stranger, è un Ryan Hoover che ammette di non essere al meglio, mentre se il soldato Ryan fosse stato a disposizione, allora proprio Goldwire e non Jukic sarebbe rimasto fuori dai giochi, dice a fine gara coach Cohen. In campo Iesi scatta avanti sin dal primo quarto, in cui blocca a lungo Ferentino a quota 10 e da lì prende il largo. Vantaggio che è sul più 12 a metà secondo quarto e che resterà con costanza al di sopra della doppia cifra. Sfiora anche il più 20 Iesi, mentre Ferentino al massimo si fa sotto nel terzo quarto fino al meno 9. Maggioli dispensa qua e là 19 punti. Goldwire, a suon di iniziative personali, ne firma 16 con una lunga lotta per sbloccarsi al tiro pesante, che vince proprio nell'occasione più difficile con l'uomo addosso e dallo scadere del possesso. Ma cose determinanti nel momento dell'allungo che decide le fanno anche e soprattutto Darko Jukic, 14 punti come pure Borzato, ed un Fallucca in giornata di grazia che ne mette 12. Bene così per un suonante successo salvezza. E domenica prossima, 30 marzo, si torna in casa contro Veroli.